Ma non dobbiamo partire per il mare oggi? Lasciami perdere perché sono nervosa. Non possiamo, abbiamo il cane. Ma cosa c'entra il cane? Senti, abbiamo già fatto troppe vacanze quest'anno e adesso si sta qua e si lavora. Vabbè, lavoriamo, però io come faccio col produttore? Cosa? Gli ho detto che eravamo al mare, adesso lui mi telefona. Ma perché gli hai dovuto dire una bugia, produttore? Ma non è una bugia, è che tutte le attrici vanno al mare in posti bellissimi. Io sono l'unica che sono qui a casa a Roma. Gli ho detto: sono al mare, chiamami dalla. Vabbè, tanto chiamami al telefono, cosa te ne frega? Ha detto che vuol fare una videochiamata perché gli ho detto che siamo in Sardegna e lui ha detto: ah, voglio vedere la spiaggia, che magari vengo anch'io con mia moglie. Mamma, mettiamo il green screen della Sardegna. Ma cosa c'entra il green screen? Dai, che tra un po' mi chiama. Tu mettiti i piedi dentro e fai chic chac nella Ma non ci si bacinella. vede, Tu sei mamma. pronto con i drink? Pronto? Tu passi e dici: io vado al mare. Ok, siamo pronti. Siamo Dai, va pronti. bene. Dai. Ecco, Ma quando ti deve chiamare? Adesso. Dai, rispondi. Ciao! Ah, ma no, ma è Nicola. Maria me! Aspetta, sì, so io, aspetta! Ciao Nicola! Ascolta, devo aspettare. Sto aspettando una telefonata. Mi puoi richiamare più tardi? Beata te che sei al mare. Ma che sei in Sardegna? Sì, più o meno. Ci facciamo un giorno qui al mare. Sono bei posti, mi fai invito. Ma no, non pensare, sai, anch'io ho i miei problemi. Io invece qui a casa, col cardo, guarda, una depressione. Dai, non esagerare. Pure il drink. Ah, grazie, grazie. Ma che è il club riservato? C'è pure la cagante. Ma no, guarda, è un equivoco. Ammazza, Maria Messa, sono felice, ti vanno bene le cose. Perché? Maria Messa, io mi vorrei fare una vacanza con Loredana. Loredana, la mia ragazza. Grazie, una signora di 80 anni. Ma lo potresti fare in prestito? Anche per noi non è un gran momento. Ma dai, non te lamentare, che ce n'hai tanti tesordi. Io se apro il portafoglio mio, sai chi esce? Un bagarozzo. Bagarozzo dal portafoglio, ma che esagerato. Te prego. Ti faccio un bonifico. Aspetta, non attaccare. Oh. Lo vedi? IBAN. IT341. Ma che IBAN hai? È corto. E te credo che è corto, te l'ho detto, so povero. Adesso io devo fargli il bonifico. Ma già devi 2 mesi di paghetta Leonardo. E vabbè, quelli li prendo dal conto del papà. No.